Buongiorno, oggi è martedì 7 di novembre e praticamente c'è una foschia tremenda, una nebbia tremenda. Stamattina sono svegliata come sempre presto, perché mi vedo sempre molto presto. Scusate che la luce è un po' rossiccia. E stamani faccio colazione. La prima cosa che faccio appena mi alzo è fare colazione, perché nella mattina mi sveglio. Veramente ho fame. Ieri sera volevo registrare la mia scena, così devo fare un video simpatico. Vabbè, lo recupererò e lo manderò un'altra volta. Ho mangiato solo un po' di gabbiatola con un hamburger e praticamente è andata bene così. Allora, io stamani vorrei mangiare un po' di frutta, poi magari mangio anche due fette di pane integrale, perché sembrano doppi, non sono doppi, se fossero doppi, vabbè. E poi mi bevo un po' di latte vegetale, mi scocco un po' di quello normale, perché tanto io dico sempre basta magari alternare, così non esagerare, va bene così. Poi come il discorso delle farine, no? Cioè i dottori dicono sempre, dice una biologa, chi non ha problemi di salute, eccetera, può benissimo mangiare la pasta, perché no? L'importante è ovviamente non abusarne come tutte le cose, no? Detto questo, mettiamo innanzitutto un cucchiaino, ovviamente guardate, vi faccio vedere tutta la mia cucchiaina, un cucchiaino più piccolo per ovviamente il caffè e poi riprendo un coltello e ovviamente devo avviare la colazione. Quindi io parto mangiando un po' d'uva. Questa orchidea che ovviamente ho comprato all'Esselunga, è vero, costa un po' di più, però io preferisco magari spendere un po' di più su questo, ma magari non mangiare magari altre cose, perché ovviamente preferisco investire di più sugli alimenti sani, quelli che fanno bene, quelli che ovviamente combattono l'ossidazione, fanno bene al fegato, a tutto l'organismo, depurano l'organismo e l'uva fa anche molto bene al sistema cardiovascolare. Ora devo aprire, no? Ovviamente qui una mano sola, ma mi rimane un po' difficile, quindi adesso apro questa confezione dell'uva, la lavo un po' e poi proseguo. Questo è il latte dell'Adez a base di soia e riso, appunto, senza aggiunta di zuccheri. Adesso lo riscaldo bene bene, magari ce ne metto un altro gocciolino. Ecco qua, se ci entra, perché se utilizzo la tazza, ma visto che mangio la frutta e basta, metto solo il bicchiere. Sì, ho deciso di mangiare solo la frutta. E adesso mi preparo il caffè, lo faccio riscaldare bene, poi ovviamente clicco questo pulsante e quando ovviamente ho raggiunto, diciamo, la quantità che voglio, digito questo pulsante che ovviamente deve accendersi, devo aspettare che si accenda questa lucina. A me piace normalmente più la miscela che le capsule, perché ovviamente la miscela più cioè, aroma e sapore più strong rispetto alla capsula. Tanto è un attimo farsi il caffè, vediamo un po' se questo è vuoto pieno. No, utilizzerò quello perché c'ho anche la mazza. Come vedete l'ho trovato, era di là, ovviamente nel ripostiglio. Adesso devo aprire questo e metterlo ovviamente quel barattolo rosso che vedete. Ah, questo latte era un latte leggero, perché io, tanto lo sapete che ogni tanto mi mischio,
ho preso un cucciolino così, mi dispiace che lo debba buttare via, che ha aperto da giorni, poi macchia un po' il caffè e questo diciamo è i bicchieri di latte. Scusate se vi faccio vedere un po' di cose tutte insieme così, adesso bisogna che sistemi il caffè. Allora, vediamo con la mano sola se riesco a farvelo vedere perché non ho il cavalletto, lo utilizziamo, utilizzerei un cellulare. Allora, prendo la miscela, la metto qui dentro, prendo un altro po' di miscela e la metto qua dentro. Poi prendo questa che è un po' più grande, questa era di un'altra macchinetta, ma lo utilizzo per mettere il caffè. E poi così un altro goccino, perché io ho più di una volta solo il caffè, quindi lo faccio leggermente più forte, perché poi durante il giorno non lo bevo. E adesso bisogna che vi abbandoni. Vedete che adesso il pulsante è verde, quindi è pronto per essere utilizzato. Quella a destra per il cappuccino, a me i cappuccini non li bevo quasi mai. E poi decido così e scende. Adesso devo calcolare io, diciamo, quanto lo voglio lungo, perché a me non piace né lungo lungo né corto. Ok, da qui vedo male, scusate. Come vedete, questa è la mia colazione a base di caffè, mi bevo sempre, stamani mangio questa frutta, magari ci posso anche aggiungere della frutta secca dopo e del latte, dove diciamo da qui è arrivato il latte di soia, e anche un gocciolino di latte normale si può prendere, magari non lo bevo tutti i giorni, e adesso incomincio la mia mattinata così. Ve lo volevo dire prima, queste sono mele Ambrosia che ho comprato all'S Lunga e sono veramente molto buone. Io normalmente compro la frutta sciolta quando posso perché le posso scegliere e normalmente cerco di scegliere queste mele con la buccia molto rossa perché sono molto più dolcine. Vi volevo dire questo particolare perché chi avesse visto della mela si è chiesta che mela mangia e ve lo volevo dire. Le banane le ho prese due perché diventano nere subito. Vabbè, l'uva ve l'ho detto, l'uva orchidea. Mentre si sta asciugando il siero per le ciglia, vi voglio far vedere, voi che mi seguite, i prodotti che utilizzo. Allora, per primo utilizzo questo contorno occhi della Nivea, Antirughe Q10 della Nivea. Poi questo prodotto per il viso che è molto buono ed è quasi finito. Poi, questi sono i trucchi che utilizzo per il viso. Questo è un vecchio fondotinta di Deborah, molto molto buono come prodotto, è quasi finito e l'ho messo insieme a questo della L'Oreal, questo qui, questo è la numero 8, invece questo è il numero 5 perché questo è un po' più liquido ed è un po' più chiaro, questo che era un po' più addensato è rimasto in fondo, ci ho messo quello liquido. Poi questa è una terra che utilizzo come fard, come blush, perché mi scoccio a buttarlo via. L'ho pagato una sciocchezza. Vabbè, però insomma mi dispiace buttarlo via. Poi per gli occhi sto utilizzando questa matita qui di Mario Nude Nera. L'ho presa anche bluette. Poi questo è il siero. Vi faccio vedere. Aspettate il pennellino com'è, aspettate. Ovviamente mi sto ingegnando per farvelo vedere, il pennellino è così, aspettate, aspettate, ok, ci siamo, è il medesimo ed è molto buono perché rinforza tantissimo le ciglia. Poi per mascara utilizzo questo qui che ovviamente le allunga un po' le ciglia, aspettate, le allunga un po', sì, mi devo spostare un po' così, questo è lo scavolino non proprio curvo ma però l'allunga. E poi per ovviamente incurvarle di più utilizzo questo qui, questo qui, questi qui sono della Vincon Waterproof, questo, e invece c'è questo, non è waterproof, sempre della Vicon,
E c'è lo scavolino curvo, vedete? Però poi io ho comprato quest'estate un mascara, aspettate, della Maybelline, che mi piace tanto, Waterproof, questo qui, vedete? È Lash Sensational Waterproof, perché d'estate utilizzo i prodotti per gli occhi Waterproof, e ha lo scavolino che a me piace tantissimo. Ecco, questi sono i trucchi che utilizzo. Poi vabbè, c'ho anche lip, vi faccio vedere i lip gloss dopo, quando ho finito di sistemarmi. Voglio farvi vedere tutti i miei orecchini che ieri ho messo in ammollo con un po' di sapone, perché effettivamente erano sporchi, visto che comunque ieri mi sono fatta la tinta. Ho approfittato per ripulirli, visto che me li sono tolti. Adesso li devo sciacquare uno a uno e poi li tampono con questo straccio. Vengono veramente pulitissimi. Ve lo consiglio questo metodo per pulire tutti gli orecchini d'argento che hanno gli zirconi, le pietre. Perché se utilizzate qualcosa rischia di veramente rendere opaco la pietra e qualunque altro zircone, cioè tutti gli zirconi, ecco. Così mi vedete, perché mi devo ingegnare con la telecamera. Ho preso le scatole di scarpe e una è di questa che comprai tempo fa. Allora, in sintesi, vi voglio, mentre mi preparo, perché così dopo esco, vado un po' al mercato, così vi volevo un po' dire, aspettate, che io sto pigliando degli appunti su un tema molto molto importante. Poi lo sto scrivendo su un foglio, perché così almeno lo butto via e mi rimane il quaderno, così almeno vedo se ce la faccio oggi a registrarlo. Sicuramente, se esce oggi, quando uscirà questo vlog, voi l'avrete già visto il video. Poi, allora, vi volevo raccontare in sintesi questo workshop che ha seguito anche l'approfondimento con delle domande. Io in realtà no, ho fatto domande, perché in realtà ce la potete anche fare anche stasera, al limite, se la rifanno, che ho seguito questi approfondimenti anche per capire di più quello che le persone devono raccontare. Perché quando, allora, in realtà questo workshop di sabato, che è durato 4 ore, hanno ovviamente raccontato come molte volte le persone, mangiando in maniera sbagliata, ed è così, già io più o meno lo sapevo perché le seguo da un po' di tempo. Un'alimentazione sbagliata, forse voi non mi vedete bene perché c'è troppa luce, va a incidere ovviamente sull'insorgenza di alcune malattie, di alcuni sintomi che ovviamente ci portano dei malesseri e non ci fanno stare bene. E questo, ovviamente, questa è una cosa che molti ignorano, molti non prendono in considerazione, sentono. Il glutine fa venire questo, mangiare troppi latticini, troppi cibi processati fa venire questo. Io non riesco a capire perché non riesco a mettermi queste scarpe, ma in realtà, se non vorrei che avessi dato il numero più basso, no, è il mio numero. Ma in realtà è così. Quindi, quando la persona vede che ha un sintomo e lo può reprimere, cioè toglierlo, cambiando alimentazione, in realtà basta metterci tanta buona volontà. È l'unica soluzione per ovviamente rimuovere il problema, no? Ad esempio, le allergie o le intolleranze, ovviamente, come si tolgono? Forse era meglio se mi pigliavo un numero più alto, ma va bene uguale, perché, madonna, accidente alle scarpe. Oh, ma che, in poco tempo mi ha aumentato il piede. Cioè, assurda questa cosa. E appunto raccontava anche come il benessere delle persone è determinato non solo anche da una buona alimentazione, perché tutto ciò che noi mangiamo va a influire anche sul nostro stato mentale.
Ed è così in effetti, no? Ma anche ad esempio il nostro benessere e la nostra salute viene influita tantissimo anche, diciamo, dalle relazioni esterne. Perché io vedo quando ad esempio mi circondo da persone positive che ovviamente vogliono il tuo bene, ovviamente stai bene anche te. A livello psicologico, ma anche per quanto riguarda la sfera, diciamo, salutare del tuo organismo, no? Cioè, e questo è vero perché anche tutti i malesseri psicologici, questo era il tema di cui volevo parlare l'altra volta, che poi ovviamente la telecamera, cioè la batteria della telecamera si era scaricata del tutto e non potevo dire più nulla, perché stavo dicendo, è vero, la salute mentale, il benessere nostro psicologico e emotivo viene influito dalle relazioni esterne e vi ho fatto una serie di esempi, però è anche vero che in base a ciò che mangiamo, a come ci alimentiamo, è capace che ci possiamo approcciare, affrontare il problema in maniera completamente diversa, perché i cibi ovviamente vanno a influire, vanno, cioè sul, diciamo, le connessioni dei nostri neurotrasmettitori, no? Questo è palese, cioè se noi nutriamo male il nostro cervello con dei cibi non sani, ovviamente anche noi ci approcceremo in maniera non proprio equilibrata verso, diciamo, ciò che ci circonda. Però in realtà per il nostro benessere ovviamente viene l'alimentazione, i rapporti relazionali, questo è importante, è meglio stare da soli che circondarsi ovviamente da persone negative, che ovviamente, cioè, io mi ricordo questa cosa qui quando dovevo dare un esame e mia zia mi diceva: questa cosa mi ha fatto veramente innervosire perché ah, ma sono esami difficili, bla bla bla. Ma non è che mi diceva: guarda, vedrai che ce la fai perché te sei brava, ci metti impegno nelle cose, no? Cioè, di solito questo è un approccio positivo che ha una persona verso l'altro. Non devi mai mettere nelle condizioni che una cosa più forte deve andare male. Queste sono persone che secondo me, sotto sotto, sono un po', dai, negative, possono, perché poi, cioè, noi ci facciamo influenzare anche da ciò che l'altro ci trasmette. Poi io credo tanto, no, del fatto che le persone ti possano influenzare positivamente o negativamente. Credo tanto nell'energia positiva che uno ti manda come all'energia negativa. Per questo io tendo tantissimo ad allontanarmi dalle persone che ovviamente dicono: ah, però ti potrebbe anche andare così. No, raga, cioè non deve andare così perché io penso più al bene che al male. Cioè, così, per esempio, mia zia mi diceva: guarda, zia, ma cambi casa. Sai che devi stare attenta anche alla porta che hai, aspettate, la porta che cambi, alle serrature, bla bla bla, meglio metterne in più, sai, io dicevo io, perché sai, una sola oggi non basta. Ma mi vedete? No, aspettate, mi abbasso, mi abbasso un attimo, sai, perché una serratura non basta, eccetera. E lei mi diceva: no, ma quando è destino è destino. Oh, cavoli, cioè destino è destino cosa? Cioè a me hanno tentato di entrarmi in casa, cioè varie volte, non una, cioè, ma varie volte, però non ci sono riusciti perché ero in casa, perché ero in casa e avevo bloccato ovviamente la porta, quindi là di così non sono per davvero entrati. Quindi il destino, cioè, siamo noi a decidere quale destino può, cioè, quale destino possa avere, no? Nella vita, giustamente. Adesso mi sono messa le scarpe e mi devo mettere il giacchetto. Allora, visto che ve l'ho promesso, vi faccio vedere il lip gloss. Questo l'ho comprato l'anno scorso. È del... Oddio, oddio.
non mi ricordo il brand, Maybelline, ma questo utilizzo come contorno labbra perché è troppo opaco. E invece poi ad abbinare a questo ci metto ecco questo qui di Chiara, sì, di Valentina Ferragni, che si sposano bene insieme. Poi c'ho tutti questi qui, questo è quello che a volte metto, sono un po' colori nude più le matite. Queste me le ha regalate mia cognata per qualche Natale fa. E qui sono, diciamo, anche questi lip che brillano, sono molto molto carini. Non me li metto perché non mi ci va oggi di mettermeli, però dai, poi un giorno li indosso così mi vedo. Queste qui invece è molto buono, della Deborah. E qui c'ha da fare che brilla, c'ha due. Lui si chiama tipo lucida labbra, una cosa così. Ed ecco il colore. Aspettate, vi faccio vedere. Aspettate. È così, pennellino. Però poi uno sceglie, diciamo, la tonalità che vuole. Perché, insomma, mi piacciono colori molto neutri, molto leggeri. Mi piaceva questo perché avevo un campioncino, non mi ricordo dove l'ho lasciato. Mi piaceva, quindi ho voluto riprenderlo uguale. Finire perché voglio continuare ancora 10 minuti che torno indietro. Ho fatto una passeggiata verso il mercato, ma poi sono tornata indietro perché c'era davvero tantissima gente e quindi ho detto no, torno via, vengo di qua perché c'è meno casino, perché effettivamente mi rendo conto che qui c'è più calma, almeno cammino meglio, anche camminare verso il viale alberato, lì se ho voglia di bloggare un po', no, perché c'è troppa gente, almeno qui è più tranquillo e c'è un po' di vento, però comunque da si sta bene, c'è il sole, oggi non piove e quindi adesso mi lascio 5 minuti e poi davvero torno a casa perché sono la bellezza di mezzogiorno e qualcosa, almeno da me sono rilassata ieri praticamente, che era lunedì, dovevo lavarmi i capelli, no? E visto che dovevo lavarmi i capelli, ho deciso di farmi la tinta, visto che comunque devo farla già da un po', però dai, mi piace perché effettivamente vedo, cioè che comunque mi ha coperto, insomma non è che avessi tantissimi, poco i capelli bianchi che avevo. Cioè, quindi sono molto contenta che ora è più un disegno della cottura fino alle punte, come vedete, quindi sì, sono super contenta. Poi effettivamente, cioè, nel periodo estivo è impossibile perché fa caldo, ho paura che il colore mi potesse colare, però in realtà è di buona marca, quindi sono rimasta molto contenta. Poi vi faccio vedere quale. Non è costato neanche tantissimo, non brucia veramente, sono rimasta perché magari quegli altri danno dei problemi dopo un po', possono danno anche agli occhi, alla cute, poi costano, quelli costano di più e non sono buoni, questo invece costa di meno ed è un prodotto di qualità, quindi adesso in realtà andiamo a camminare un pochino, dai, allora, così mentre cammino facciamo ovviamente due chiacchiere. Allora, cioè stamani ero di furia, vero? Quando mi ero messa a vestire, a mettere le scarpe e tutto, no, mi ero messa le scarpe, e tra l'altro sono iper comode. All'inizio queste scarpe non erano comodissime perché dovevo prendere
la forma del piede, però in realtà sono super comode. Aspettate, che devo un fazzoletto. Allora, dicevo, quali sono gli stati infiammatori di una cattiva alimentazione? Vedete che io dobbiamo andare dove non passa nessuno. Gli stati infiammatori di una cattiva alimentazione sono artrosi, dolori articolari, ovunque, serve per prendere sia il ginocchio che la caviglia. E quando praticamente ti liberi da delle sostanze che non ti fanno bene, che ci vuole un mese, 10 giorni, non lo so, l'organismo già comincia ovviamente a stare meglio, perché cioè, si libera da ciò che non gli fa bene. Quindi io, cioè, non credo a chi mi viene a dire ma la frutta fa male, perché no, la frutta fa bene se ovviamente non ne mangi un chilo a volta, però in realtà dipende un po' da come una persona ha bisogno di saziarsi. Io scacco perché vado, cioè qui ovviamente c'è un traffico, si ascolta un po' come l'altro giorno che ero dall'altra parte, tipo rifredi, qui dalla parte c'è un casino pazzesco, quindi praticamente volevo dire questo, ma poi tanto vado facendo, perché magari mi seguo per la prima volta, troverete tutte delle playlist, troverete le varie rubriche riguardando appunto a questo argomento. E questo è quanto. Aspettate un attimo, ok? Allora, finalmente sono tornata, cioè, a dire la verità, no, guardate che è più bello così, no, guardate, cioè, effettivamente rispetto a come lo facevo prima, rimane un po' più sul mogano. Allora, io vi volevo far vedere, in realtà, il giardino, lì, con le panchine, per bene, ho fatto vedere una piccola clip, però non più di tanto perché c'erano delle persone sedute. Ve lo volevo far vedere, e quello era uno zoo, non lo trovo più. Oh, ma cioè, non è che l'ho buttato via? Oh, non me lo dire. Ho una scatola conservata, ve lo devo far vedere. Aspettate, l'ho conservata una così. No, non è questo il colore. Esatto. Oddio. Vabbè, aspettate, non è. Scusate, ma non riesco a trovarlo. Da qualche parte l'avrò messo. Allora, tanto lo devo ricomprare, poi magari ve lo faccio rivedere, che io ogni tanto me lo do. E niente, allora, quindi non potevo fare la ripresa al cellulare perché non, cioè, non sembrava rispettoso. Mi sono messa un attimo seduta per rilassarmi un attimo, 3 minuti, e poi niente, sono venuta via perché se la facevo tardi, sono già alle 1, quindi niente. Allora, scusate il dito. Allora, volevo un attimino dirvi questa cosa, perché stamani tra fare le cose di furia, ho accennato in sintesi, anche per la strada idem, perché c'era un po' di traffico, poi io con il cellulare, ovviamente poi le clip le devo mettere tutte insieme, stavo anche guardando, magari poteva passare qualcuno, non lo so, insomma bisogna stare un po' attenti, perché cerco sempre di stare attenta quando vloggo fuori. Allora, i disturbi, diciamo, di intossicazione da vari cibi ne sono tantissimi, tra cui anche quella della respirazione, può venire anche l'asma. Tant'è che in questo workshop poi hanno intervistato delle persone, anche in questi giorni, anche ieri sera e l'altra sera, dove hanno testimoniato come seguire una dieta ricca di fibre, di vitamine, cioè quindi di frutta e verdura, aiuta veramente a far star bene, perché sono proprio degli antiossidanti. È difficile che delle verdure, della frutta possa creare delle infiammazioni vere e proprie. E quando nell'organismo, quindi l'ho già spiegato, però ho trovato anche tutto ovviamente nelle playlist riguardo all'alimentazione sul glutine e gli zuccheri, si accumulano tanto glutine o
delle farine bianche o i latticini, tipo che ne so, può essere il lattosio, può essere anche la caseina, può determinare una serie di malesteri, come ad esempio le infiammazioni alle articolazioni, che sono così artriti, artrosi, però con ovviamente un'alimentazione adeguata, con un'alimentazione detox, dove ovviamente ti ripulisci tutto. Nel giro di qualche giorno, dipende anche da quanto la persona ovviamente si è intossicata da questi alimenti, può arrivare anche da 1 mese ai 3 mesi, e poi benefici si hanno ovviamente, però ripeto, c'è molta ignoranza in questo campo, cioè in questo ramo, diciamo così, perché molti medici, io lo vedo, neanche te le vengono a spiegare queste cose, perché cioè basta che ti diano una medicina e va bene così. Cioè, tra l'altro, anche assumere troppe farine, troppo glutine, così determina anche delle infiammazioni alle vie urinarie. Allora, io per esempio, quando sono andata dal medico, diciamo, al medico queste cose se le devi dire no, dal medico, magari perché stavo male, avevo delle infiammazioni così, il dottore, cioè, neanche mi diceva: ma te cosa mangi? Cioè, per dire, dottoressa, no? Cioè, invece una dottoressa ti dovrebbe dire: ma magari evita, fai degli esami. Cioè, anche riguardo, che ne so, le allergie o le intolleranze, no? Io, ad esempio, devo dire che togliendo, cioè, eliminando all'80% così farine bianche, pane, pasta, eccetera, sto molto meglio. Ho meno problemi anche a livello intestinale, perché anche quello determina una serie di complicanze. Cioè, però, cioè, queste sono cose che un medico te le devi dire, perché è inutile che poi ti dà Monuril o ti dà l'antibiotico se poi non si va a risolvere la causa del problema. Come ad esempio una persona che ha l'asma o ha problemi respiratori, non capisce perché ce l'ha, e poi si scopre che la sua è intolleranza al glutine. Cioè, sembrano cose banali, però guardate, io quando a maggio avevo una serie di reazioni allergiche alla pelle, che poi mi sono andata anche al viso, avevo il viso gonfio, l'occhio gonfio, che la mattina stessa andai in farmacia a farmi dare l'ansiolitico, l'antistaminico. L'antistaminico avevo scoperto dopo che io avevo dei problemi, perché poi io li prendo andavo in cari. Allora, le fragole le ho sempre mangiate, non ho mai creato allergia, no? Ma che cos'è? Sarà il latte. Infatti poi quella mattina lì mi pare che avevo bevuto il latte, la mattina seguente non mi ricordo. Sono proprio stata male tutta la mattina, quindi ho detto basta, il latte lo elimino. La sera, cioè, io sono andata di domenica mattina a prendere l'antistaminico, l'avevo preso, sono tornata a casa, neanche mi ero truccata ovviamente. Quindi io prendo quest'antistaminico, poi vado a prendere un altro antistaminico la sera, non so se era uno o due al giorno, credo. Ora non mi ricordo nei dettagli quanti dovevo prendere, mi pare di sì. Io mi ricordo che la notte, vi giuro, ma non è proprio la notte, la sera, sentivo dei problemi respiratori al naso, ma era una forma, secondo me, allergica grave, dovuto, secondo me, da un eccesso che avevo io, o di lattosio oppure della caseina, cioè di qualcosa che mi ha dato fastidio. E ho notato che questo a maggio, ora siamo a novembre, che dopo 6 mesi che io sto molto attenta a non assumere latticina che per quanto riguarda lo yogurt, io sto molto meglio. Cioè, sto molto bello. Ogni tanto sì, mi mangio dello yogurt greco, ma ci sta, guardate, che si mangia 2 o 3 giorni di fila, va bene. Però poi per altri giorni non si deve più mangiare né yogurt e né latte di mucca. Cioè, quando una persona, a meno che non ha queste intolleranze gravi, però,
Cioè, se magari ha difficoltà a digerirlo nel tempo, no? Magari per un giorno e via, poi un giorno versi il latte. Per questo dico io quando faccio i video, dico guardate, l'alimentazione è insomma determinante, perché magari non tutte le persone hanno le stesse reazioni, cioè questo è appunto, per esempio. Ci sono delle persone che ignorano il fatto che ha a che mangiare, ma non a tutti, che mangiando la pasta tutti i giorni possa determinare determinate patologie, ok? Però in realtà non è che uno non deve mangiare la pasta, un giorno si mangia la pasta di grano, un giorno si mangia la pasta, che ne so, quella con ridotto glutine, quella di grani antichi, poi magari un altro giorno ti mangi il riso. Cioè, io non sono un'altra persona per dire quello che deve mangiare, ovviamente. Cioè, i miei sono consigli così in base a ciò che ovviamente ho seguito tramite i nutrizionisti. Ora io sto facendo veramente tardi a fare questo discorso, però poi ogni persona deve, cioè, si deve autogestire. Cioè, io quando la mattina, che non sempre tutte le mattine poi mangio nella solita maniera, attenzione, cioè mai, però quando io faccio vedere cosa mangio la mattina, ma lo faccio così perché mi piace far vedere, che fa capire che magari mangiando la frutta ci si sazia, mangiando la frutta non si può mai entrare in ipoglicemia, ti sazi molto di più rispetto a mangiare una brioche che ti dà una gratificazione o a mangiare una merendina. Perché mangiando la frutta non puoi creare assolutamente degli stati infiammatori al tuo organismo, non può mai esistere una cosa del genere, è impossibile, capite? Cioè, invece io vedo che a volte quando bevo anche il latte d'avena, cioè ne bevo tanto, mi dà dopo un po' dei disturbi. Cioè, anche il latte di soia, attenzione, sì, cioè ti dà meno problemi rispetto a quello di mucca, perché magari non essendoci il lattosio, non essendoci la caseina, ovviamente è più tollerabile, ma anche quello non va bevuto di continuo, perché anche quello a lungo andare crea delle cose, insomma, cioè, ho seguito un video che insomma non è una cosa da sottovalutare perché può creare dei problemi, ecco. L'importante è di dire, cioè di fare diciamo rotazione, i cambiamenti diciamo riguardo alla colazione, cioè se una settimana non si beve il latte di soia, quanto volta successiva magari si può bere il latte d'avena, la volta successiva ancora si può bere il latte di cocco e così via. Poi si può fare così, oppure uno si può bere un giorno un tipo di latte, un giorno un altro tipo di latte, in modo da poter fare in modo che l'organismo possa ripulirsi da ciò che ovviamente può creare dei problemi. Scusate se c'è la sirena, ma tanto è così. Però questo è importante saperlo, perché quando nell'organismo, allora, io credo che il latte, per eliminare il latte ci vuole qualche giorno, quando hai una, insomma, scusate, ora, perfetto, scusatemi, non lo so, io non sono medico, però so che per ripulirsi dalle intolleranze da qualcosa ci vuole del tempo, quello di sicuro, però io credo che comunque tutto sta anche come noi sappiamo variare anche la colazione, cioè non è la classica colazione che si fa al bar, quella non fa bene. Allora, io mi sto dilungando un po' troppo, me ne rendo conto, voglio parlare un po' di me, portare anche un po' la mia esperienza per dirvi che effettivamente non sono nella prima e nell'ultima. Poi, allora, prima di andare a mangiare, perché sennò faccio tardi, volevo dire un'altra cosa. Questo workshop che ho seguito di 4 ore è un workshop, insomma, un po', cioè, basto, no? Quindi me devo andare a rivedere, mi devo prendere degli appunti, poi magari ve lo spiegherò sicuramente in un video. Cioè, sicuramente non è una cosa che,
lo posso fare in un giorno solo perché 4 ore, magari i 4 ore lo posso sintetizzare, non so, in un'ora, non lo so, lo farò magari in 2 video, bisogna un po' vedere, perché poi ci sono anche delle tabelle che volevo farvi guardare, insomma, o leggervele così. Poi, allora, per quanto riguarda il tema di attualità, io sto... Ve l'ho detto, però insomma adesso vado a mangiare, se non riesco di dilungarmi un po' troppo. Sono stata al mercatino, no? Me l'ho detto, non ce la facevo più perché c'era tanta gente. Sono tornata indietro perché non ne potevo veramente più. Poi nel viale alberato c'era un bel di persone, quindi ho evitato ovviamente di mettermi in mezzo alla gente per creare anche una serie, un po' che poi faccio vedere. Una serie di, diciamo, problemi. Quando c'è nessuno io vado tranquilla. Cioè, anche dove ero seduta, di fronte a me, alla mia destra, c'era una persona e di fronte a me una signora. Cioè, quindi voglio dire, cioè, tutto questo fa capire come a volte bisogna stare un po' attenti dove ci si mette, insomma, perché questo sì. Detto questo, via, vado a mangiare e ci vediamo dopo. Ecco la mia insalata, ci metto un po' di sale, ci ho messo mezzo finocchio tagliato a striscioline, una carota, ci ho messo delle olive verdi, ci ho messo del mais, barattolo grande e lunga, adesso ci metto un filo d'olio e vai, e del pesce al piatto. E questo ovviamente è il mio pranzo senza pane. Come vedete ci ho messo anche un po' di legumi, i fagioli, i cannellini, questi qui della malfrutta, perché il pesce era pochino. Dai, almeno mi mangio un po' di legumi che non fanno male. Allora, ho pesato la frutta che ho mangiato stamani, perché insomma ho mangiato mezza mela, perché questa mezza e questo pezzetto, cioè, no, questa è una pera, no, sì, vabbè, mi è rimasto mezzo e un pezzettino, ok? Un pezzettino l'ho lasciato lì e non ho mangiato. Poi, allora, ho mangiato, cioè... dell'uva, molto meno di questa, diversi chicchi, però qualche chicchia in meno, e una banana. Tenete presente che questa banana ha la buccia e io l'ho mangiata senza buccia, ovvio, no? E sono arrivata praticamente a 570 grammi, quindi mezzo chilo di frutta la possiamo mangiare senza problemi la mattina, anche un po' di più se ci va, ovviamente. Tanto la mattina bisogna mangiare perché ci vogliono le calorie, poi la frutta aiuta a disintossicare, a depurare tutto. Poi io ovviamente a volte mangio anche kiwi, ovvio. Questa è la frutta che ho mangiato stamani, poi vario, ogni tanto vario anche, insomma, questi appunto. Ovviamente mi sto accingendo a prepararmi per la cena. Avevo 2 melanzane. Sì, ormai stanno un po' andando. Questa devo tagliarla un po' più fine. Sì, qualcuna più fine. La metto a grigliare e poi faccio il pomodoro. Avevo lì da un po' di tempo, mannaggia. E mi dispiace buttare via la roba. E niente, quindi adesso le metto un po' sotto sale, le faccio riposare, le faccio grigliate e poi le faccio in forno con il pomodoro. Allora, io pensavo di mettere un po' sotto sale così per fargli togliere un po' quell'amaro. Poi un po' li sciacquo sotto l'acqua, vediamo un po' perché un po' a volte possono essere. E poi fra un'oretta li sciacquo bene bene sotto l'acqua corrente. E niente, le faccio un po' scolare e poi dopo averle grigliate ovviamente le metto in forno con del pomodoro, ci metto magari, ne so, 2 capperini e ci metto anche ovviamente un po' d'olio e parmigiano, sì, poco poco, giusto per questo contorno. In realtà volevo comprare i funghi, no? Che a me
mi piacciono tantissimo, però a me scoccia effettivamente, visto anche i prezzi, no, che ci sono, buttare via la roba, quindi preferisco prima utilizzare quello che c'è e poi andare a comprare le cose che mi servono. Adesso, mentre si fanno così le melanzane, mantecate, sia mantecate, sia sotto sale, però ci vorrei mettere un peso sopra. E che ci metto? Ci potrei mettere questo della bilancia, secondo voi? E poi sopra ci metto qualcosa che ovviamente pesi, perché se me le schiaccia, un po' di liquido mi esce. Cioè, faccio così, faccio, e poi ci metto un qualcosa sopra. Non so che cosa potrei inventare. In realtà però, cioè, se uno si ingegna qualcosa. Oh, Madonna, speriamo bene. Però ragazzi, secondo me, no, non ci siamo. Ma noi ci dobbiamo sempre provare. Aspetta, un qualcos'altro. Ci potrei mettere un qualcosa che non. No, niente, va bene così. Va bene così e aspettiamo un po'. Adesso sto mettendo a posto in camera, sto mettendo in ordine. Queste sono le scarpette che vi dicevo e che hanno tutti i glitter all'esterno, la cernierina. Effettivamente, dai, non sono male. Poi ogni volta che metto le scarpe cerco sempre di metterle a posto. Poi non so se qualcuno aveva visto quelle famose dell'Adidas, no, della, sì, della Lotto, non so dove sono, ma anche quelle sono belline. Questa è la sua scatola, c'è scritto Paola Firenze. In realtà l'ho presa in un negozio vicino a casa mia. Non l'ho neanche pagata poco, però in realtà è buon tessuto, di qualità, che durano tanto nel tempo e non si rompono. Questa è la carta. E vabbè, facciamo così. Made in Italy, vedete c'è proprio la cosa del Made in Italy, è proprio vera pelle. Adesso devo sistemare anche quell'altra. Domani viene la signora che mi dà una mano a mettere a posto. Così almeno posso togliere anche qualcosa di invernale, di estive, mettere qualcosa giù di invernale e levare delle cose più estive. Anche se qua non mi sembra che sia tanto, insomma, freddo. Voi capite il mio ingegno, il mio ingegno. Io ci metterei anche una bottiglia d'acqua se rimanesse su, perché se si schiaccia è meglio, perché di solito le nostre nonne del sud, quando facevano le melanzane, le mettevano sotto sale e lasciavano scolare col sale tutta la notte mettendoci un peso sopra. Dovrei stare io così. Allora, dopo aver messo il pomodoro sopra, condito con un po' di olio, sale, origano, ci metto un po' di parmigiano e poi dopo lo metto a forno preriscaldato a 180 gradi per 20-30 minuti. Va bene anche se lo mettete ventilato, ma vi cuoce un po' prima. E adesso è pronto ovviamente per essere infornato. Io adesso apro il forno e lo lascio dentro per 20 minuti, sicuri, sicuri, sicuri. Controllate sempre la cottura man mano che passano i 10-15 minuti. Io però devo controllare il timer e lo metto a così. Voilà! Eccomi qua, ho fatto veramente tardi stasera a tramontare tutte le clip, perché ho poi le riprese anche dal cellulare, visto che comunque avevo la scheda piena. E tra l'altro ho seguito il workshop questa sera, che è durato un'oretta circa, si parlava dell'acqua, una serie di cose. Guardate, io sono veramente stanca, non so se domani sera
metafonosa del genere, anche perché io più tardi devo mettermi un attimino a rivedere gli appunti che ho preso. Poi avete visto io quante cose ho da dirvi, quante cose da fare, parlo veloce, poi mi dimentico a volte di dirvi le cose. Gli appunti che io prendo, cioè normalmente li piglio dal giornale, perché cioè se posso, se scelgo tra internet e il giornale, leggo direttamente su cartaceo, a meno che gli occhi si staccano di meno. Tra l'altro una ragazza, cioè lo dirò nel prossimo vlog, mi dispiace, devo ringraziare, mi ha fatto: oh, guardo volentieri i tuoi video, mi piacciono tanto il tuo vlog. Vabbè, vuol dire che li farò più spesso, magari cercherò anche di fare anche dei video anche più brevi, così parlati. Ora vedo un po' come gestire, anche se non sono proprio vlog, visto che comunque fanno compagnia, anche fare dei video più brevi dove parlo delle mie giornate. Ora vedo un po' come fare. Allora, domani lo faccio rivedere. Questo è Piegaviva, la numero 55, color Mogano, ok? È questo color system. Se lo trovate, color system, color intense è 5.5. L'ho messo nella trousse, dove tengo i campioncini prodotti che hanno dato a mamma, che lei non utilizzava mai, quindi l'ho preso io. E qui ci ho messo sì, il campioncino, ci ho messo. Vedete, se riesco a capire quello che dico alla fine. Sì, il campioncino, quello che è il prodotto da dare dopo aver fatto lo shampoo, quello che danno per la tinta. Allora, domani mattina viene la signora, così sistemo un po'. Adesso vado veramente a mangiare le melanzane, anche se mi rendo conto dell'orario che è. E speriamo che siano venute bene. Poi dopo mi cambio davvero, mi metto a nanna, monto questo video, questa ultima clip, così domani uscirà. Devo dire che sono molto contenta che i miei video piacciono, che i miei vlog vi piacciono. Guardate, io oggi, stasera sceno alle 10. Nonostante, guardate, sia stanca, mi sono messa lì, ho praticamente, diciamo, ho praticamente fatto questa pausa di un'ora dal vlog, dal vloggaggio, dall'editing, sì, dall'editing, per seguire appunto questo workshop. Stasera la mia scena è la medesima, vi faccio vedere. Allora, vi faccio vedere, vi mangio la passata di verdure, e comunque è qui da qualche giorno, se no poi non mi piace lasciarla in frigo per altri giorni. E poi queste melanzane, dai, non sono poi così tanto male. Sono venute bene, sono state mangiate dai miei, credo che le abbiano anche apprezzate. Ho fatto un'idea di farle così questa sera, cioè diciamoci la verità. Cioè, allora, le ho fatte, visto grigliate, ci ho messo il parmigiano in forno una ventina di minuti e sono venute stra buone. Poi io non so se riuscirò a mangiarmi il secondo, perché io effettivamente avevo. Ma hamburger, dove cavolo sta? Così almeno mangiavo l'hamburger, è rimasto. Hamburger, oh, eccola qui! Hamburger bianca di tacchino, di carne bianca, quindi sono a posto. Verdura, carne bianca, meglio di così non si può. Allora, sì, in realtà sono. Potrei fare una che. I vlog tenendo la telecamera ferma, cerco di stare un po' ferma con la mano. Allora cerchiamo di, allora, di connettere. Guardate, stasera veramente per connettere ho un problema, perché sono veramente diceva, sai, si stacca, si serve la stamattina, poi non prendiamo nemmeno la mia hamburger, dove poi mi devo lavare un attimo, devo struccare, devo andare a nanna. Non so che ora vado a nanna, andrò a nanna chissà quando. Adesso vi abbandono perché devo assolutamente mettere a cuocere l'hamburger e devo andare a vedere di là il computer.